closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. Eccomi qua, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io mi sono messa in pigiama, però sono già pronta alla doccia, mi sono sistemata, mi sono truccata. Però mi sono messa in pigiama perché ancora devo aspettare, ragazze. Devo scendere di pomeriggio, però essendo che sono a casa mi sono messa, ho fatto la doccia e mi sono messa il pigiama. È inutile che mi vada a vestire perché non lo sopporto. Mi sono fatto un caffè, adesso lo devo soltanto zuccherare. Sto usando un bicchiere di plastica perché, come già sapete, qua, scusate, come già sapete, quando io poi faccio le mie pulizie il venerdì lascio tutto pulito perché mi dà fastidio dopo che ho attivato la lavastoviglie che vado a mettere la tazzina sporca, anche se la posso lavare, però mi dà fastidio perché io mi lucido tutto il lavandino. Almeno il venerdì voglio tutto pulito perché poi mi voglio godere il weekend. Allora vi dico un po', come vi ho fatto vedere non mi ricordo, un giorno fa abbiamo fatto spesa, quindi a casa ho tutto, soltanto che adesso tra un poco devo scendere, vado a prendere a Christelle, scusate, e poi faremo una passeggiata un pochettino per far uscire un po' i bimbi, farli svagare, perché oggi c'è una giornata bellissima che decido di fare di prendere la telecamera e fare un video. Ricevo migliaia di chiamate o mi squilla o mi citofono, cioè è una cosa assurda ma è vera. Allora, non mi ricordo dove ero arrivata, stavo dicendo che devo andare a prendere a Christelle, poi faremo una passeggiata per farli svagare un pochettino. Stop. Poi se vi stavo dicendo un'altra cosa non me la ricordo. Casa l'ho pulita tutta, ho fatto tutto. Oggi la giornata è davvero spettacolare. E niente, stamattina sono andata anche su in lavanderia ad... spengo la luce perché mi sta dando fastidio. Sono andata in lavanderia, quindi ho fatto una bella lavata di cose bianche, cioè proprio tutto bianco. Dopo salgo e devo andare a lavare i tappeti. E forse c'ho pure... alcuna roba scura, qualcosa sicuramente ce l'avrò. E niente, adesso sto sistemando qua l'ultima cosa e poi mi cambio. Allora, vi do l'aggiornamento della candela, che l'ho accesa da più o meno mezz'oretta. In effetti, se sentite grida, è lì il televisore. Non lo sento appena, quindi purtroppo queste qua grandi non fanno tanto profumo. Comunque, come vi ho detto, io l'ho presa perché volevo una candela grande, comunque che richiamasse l'autunno. Quindi a prescindere l'avrei presa, ve l'ho detto. Days without water. Along the sun's old road, we cross over borders to get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you. It's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you.
it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you, I did it all for you, it's all for you, it's all for you. Ecco il mio tiramisù pronto, lo metto in frigo, nel frattempo preparo la tavola per la colazione dell'indomani mattina. Qua siamo all'indomani mattina, come avete capito vi ho fatto vedere che ho preparato il tiramisù ieri sera, perché oggi che è sabato sapete che di solito noi facciamo un po' i croissant, ma volevamo un po' il tiramisù, è venuto buonissimo e niente, ci siamo pappati, ne è rimasto proprio poco poco, però devo essere sincera, ieri ne ho fatto pochissimo. Allora oggi è sabato e usciamo un pochettino, Cristo ha già fatto i compiti, usciamo. La giornata è bella, non so se si può stare fuori, ma tanto eviterò per Nathan. Lui si è proprio ripreso, però vorrei evitare. Quindi andiamo un po' in giro e vi volevo far vedere prima due cose che ho preso ieri. Ve le faccio vedere così non me lo dimentico. Ho preso questa bellissima tazza da Kik, praticamente questa è costata sulle 3 euro. Ce n'erano tanti tipi, anche sul rosso, tutte bellissime, ma questa l'ho trovata particolare perché in effetti non ce l'avevo. Siccome ho tante tazze, sapete che le colleziono, ma questo qui proprio mi mancava, volevo prendere comunque qualcosa di diverso. E niente, mi è piaciuta questa, è tipo un color turchese, non me lo so dire, è celestino, comunque bello, mi piace tantissimo. Carinissimo, ragazzi, allora, non tanto... non serve a niente, però che c'erano, comunque costavano pochissimo e che mi sono costate 4,50 euro e sono tipo con le zucchettine, però comunque mi interessavano a me i colori e le trovate da Primark, semplicissime, mutande semplicissime. Poi ho preso lui, a me piacciono tantissimo questi profumi e ultimamente ne ho presi. Ne ho finito adesso uno che vi faccio vedere, questo qui invece è nuovo e mi piace tantissimo, ieri sera ho fatto la doccia, me lo sono spruzzato e ancora ora di mattina faccio profumo, io li adoro, veramente costano pochissimo, allora questo qui io l'ho preso sulle 4 euro mi pare, ma niente, mi piace troppo, come anche mi piacciono gli ammorbidenti di questi di qua, non so, voi li usate? Io tantissimo. Questo è l'altro che sto proprio terminando, altrettanto bellissimo, comunque ne prenderò di altri perché veramente al prezzo che hanno, ragazze, si sente tanto, a me piace, quindi questo qua. Poi sono andata a prendere il mio fondotinta, stavolta ho preso la, diciamo, la numerazione più piccola perché adesso non c'è più abbronzatura, e il mio solito matitone matita delle sopracciglia numero 2 brown, tutto da Essence, questo qua l'ho preso da Ticotà. Quindi queste cose, ragazze, a me piacciono tantissimo, se io trovo una tazza diversa la prendo, era inutile prendere le solite tazze perché tanto ce le ho. Comunque adesso mi metto le scarpe. Grazie. Allora, sono appena rientrata e abbiamo fatto shopping, abbiamo preso un bel po' di cosine, devo esservi sincera, per Crystal e per Nathan. Ho fatto shopping anche per me, tra cui un pantalone, un paio di scarpe. Sono andata all'Action, oggi è una giornata di shopping, infatti abbiamo fatto shopping ora e poi ci siamo calmi un pochettino, però
abbiamo preso un po' di cose che ci servivano un po' a tutti e quindi ne abbiamo approfittato. Ma tra l'altro ho trovato una cosa bellissima da Action, ragazze, questa ve la faccio vedere la prima di tutti. Praticamente questa mattina sono andata a vedere un reel dove facevano vedere questa ragazza che prendeva, che trovava una tazza sciogli cioccolato. Ora vi spiego in che senso. Ho detto no, la devo andare a cercare. Io sono stata ieri da Action e non c'era. Allora ho detto vado, perché qui da noi Action praticamente tutto il tempo ci sono cose nuove. Quando ieri sono andata da Action ho visto che c'erano le ragazze che stavano aprendo i cartoni. Infatti immaginavo, e l'ho trovata, ve la faccio vedere. Vi devo far vedere un bel po' di cose, siccome so che a voi piacciono queste cose, quindi ve li faccio vedere. Le prime che vi farò vedere assolutamente è quella di Action. Allora, sapete il mio amore per le tazze, ma non solo per quello, perché questa è molto particolare. Allora, ve la faccio vedere in versione bianca e anche in versione color cioccolato. In pratica, ragazze, come funziona? Ve la faccio vedere da qui. Ne abbiamo prese due perché Crystal la voleva, una in più perché diceva che appunto nel periodo natalizio, per avere la mia sorella, ci mettiamo a tavola e giochiamo così. In che senso? Qui va messo la candela, qui va messo il cioccolato e fonda, scusate, si scioglie e con le bacchettine, in pratica sarebbero queste di qua, con le bacchettine possiamo bagnare, che so, il cioccolato nella fragola, nella banana o comunque, che so, il marshmallow, ed è una cosa troppo carina. Quindi qua ci va la candelina, si scioglie, perché vi faccio vedere com'è, è molto profondo. Qui andiamo a mettere il cioccolato e secondo me è un amore. Sono andata a cercarla e onestamente mi piace tantissimo, non potevo. Costata pochissimo, 3 euro, ma è enorme, quindi penso che nel periodo festivo natalizio sono troppo carini. Che si vuole assaggiare il dolce e fare una cosa del genere. Allora, vi faccio vedere, prima di farvi vedere le mie cose, vi volevo far vedere cosa ho preso da Action, ma devo capire dove l'ha messo mio marito. Ok. Allora, da Action sono andata a prendere, sotto consiglio di una mia amica che seguo su Instagram, il suo profilo si chiama, se non mi sbaglio, Sadimi, io la chiamo Sabrina, ve lo scrivo qui su Instagram, che mi ha consigliato questo shampoo secco, perché sa che appunto lo uso pure io. Voi sapete già quello che uso io, lei mi ha detto usa questo qui perché tanto costa pochissimo, ma comunque fa il suo effetto. Quindi vi farò sapere perché lo userò io durante la settimana, li uso. Allora, sempre da Action sono andata a prendere un pacchettino di candele profumate. Ho preso questi qua color cioccolato perché appunto le voglio riusare in quelle tazzine che vi ho detto. Tra l'altro le ho presi perché trovo che siano carini. Ho preso due alberellini in carta, uno sul verde e l'altro sul bianco. Vi faccio vedere, guardate, sono bellissimi e sono fatti bene, guardate che sono belli, mi piacciono da impazzire, non so dove li metterò, ma li ho presi e quindi ne ho presi due. Sono costati, ragazzi, se non mi sbaglio, 90 centesimi, se non qualcosina di meno, non mi ricordo adesso bene. Allora, sono andata a prendere anche queste, ragazze, sapete che io ho tutto della Candy Can e quindi mi piacevano troppo queste due candele. C'erano anche i pan di zenzero, però ho detto no, perché tanto voglio fare un'altra cosa, anche perché non è che io le vado a utilizzare tanto, è proprio per fare un po' di decoro, basta. Per quanto riguarda Action, stop. Allora, vi faccio vedere adesso da Primark, invece, vi sto facendo vedere prima le cose di casa. Sono andata a prendere questo alberellino, costato pochissimo, perché allora io in realtà li facevo, nel senso con i rametti, però
quest'anno non mi va di fare un bel niente e quindi ho preso questo di qua, costato pochissimo perché lo volevo mettere in camera da letto comunque ora, vediamo. Mi piace avere questi punti luce, dopo se mi ricordo lo accendo e ve lo faccio vedere. Questi si possono usare sempre, è un po' uno stile nordico secondo me, quindi possiamo benissimo usarli, a me piacciono tantissimo, ve lo faccio vedere. Eccolo, è così e va aperto naturalmente, poi io me lo apro bene e ve lo faccio vedere, a me piace tantissimo. Ci sono anche i rametti da Primark, però secondo me questo qui è più comodo perché io quelli a rametti mi sono spenta, ora vado a trovare le batterie, l'ho aperto la meno peggio, comunque io l'ho voluto perché veramente lo cercavo da tempo, mi piacciono tanto questi punta luce e niente, siccome non l'ho mai trovato, quando l'ho visto poco fa l'ho preso. E vi dicevo, io ce l'ho i rametti già così, che lì solito le metto dentro i vasi e quindi per questo motivo non l'ho preso, ma proprio volevo questo di qua che appunto van con le batterie, se non mi sbaglio erano 3 batterie, speriamo. Comunque dopo lo accendo e vi faccio vedere. Basta per la casa, ho finito. Come vi ho detto, sono andata a prendermi un pantalone, l'ho preso da Stradivarius e ho preso questo stile così, è un grigio, io lo chiamo grigio elegante, non lo so, non è che si capisce tanto. Allora, viene così, di qua viene stretto e poi sotto è largo. A me piace tantissimo ed è di una bellissima, non so come dirvi, di un bellissimo tessuto. Io sono molto particolare di tessuti, ragazzi, e quindi questo qua per me è bello. Ora vi giro un attimo di là, magari lo vedete bene. Forse lo vedete meglio, vedete il colore? È bellissimo e mi piace tanto, da Stradivarius. Quindi questo qui ha pure le taschine. Il prezzo ve lo dico subito, eccolo qua. Naturalmente mi sono presa una bella L. Allora, poi per quanto riguarda sempre me, sono andata a prendermi uno stivaletto col tacco e ho preso semplicemente perché sono i soliti che io comunque preferisco, non mi vedo con altro, ho preso l'oro semplici da Pittarosso e basta, questo di qua, niente di che. Avrei preferito senza niente, però non c'era. Sono semplicissimi, il tacco è così, a me piacciono tantissimo, basta per me, stop. Poi faccio vedere che sempre da Pittarosso, vabbè, mio marito si è preso una tuta, è semplicissima, per averne una in più, e ho preso questa con il pantalone naturalmente sotto. Finalmente, ragazze, ho trovato gli stivaletti antipioggia Nathan, li ho trovati appunto da Pittarosso e sono questi qua della Chicco, eccoli, vabbè, della Chicco, sono così semplici, mi servono perché appunto io e Nathan andiamo proprio a piedi, perché qui sotto, se dovesse capitare che appunto in strada c'è la pioggia, almeno non ce li ha. L'unica cosa, non ho trovato la mantella, ma domani proverò ad andare al Decathlon. Sì, al Decathlon, oppure c'è un altro posto che non mi ricordo, vediamo, o andrò dal Decathlon, che mi ha fatto ricordare una mia amica qui che si chiama Simona, che saluto, ciao Simona, e vediamo. Oggi abbiamo fatto un po' di questi giri, quindi non ho trovato tutto, però la maggior parte delle cose ho trovate. Allora, poi praticamente, ragazze, ho i capelli tutti spennacchiati. Io abbiamo preso tante altre cose anche ieri, solo che le ho messe a lavare, più che altro ho preso le cose ai bimbi perché sono quelli che hanno più bisogno naturalmente, perché loro crescono ogni anno, e quindi sono andata a prendere un altro pigiama Nathan, ho preso poi un maglioncino, un cappello e delle varie magliette lunghe, la stessa cosa Crystal, completini, tuta. L'unica che trovo qui che ho preso a Crystal è questa tuta beige, però tutto il resto, ragazzi, non ve le faccio vedere perché
ho messo tutto a lavare. Ho preso anche un giubbino a Nathan, semplice, lungo, così. È bellissimo, mi piace. L'abbiamo preso, a me dispiace che lo vedi perché c'è più luce, scusate. Allora, questo è il giubbotto di Nathan, felpato di qua. Ho preferito cambiarglielo perché lui in realtà uno ce l'ha, allora uno gli veniva piccolo, l'altro praticamente gli veniva un po' troppo stretto, e allora abbiamo deciso questo, l'ho preso pure di una misura più grande ed è tipo stile lunghetto, gli sta veramente bene. Allora, che vi ho fatto vedere tutto, penso proprio di sì, vado a prendere le batterie così vi faccio vedere questo alberello che mi piace tantissimo. Vengo un attimino qui così vi faccio vedere, è bellissima, mi piace tantissimo, come già vi ho detto. Eccolo qua. Allora, l'adoro perché penso che posso usarla adesso semplicemente così, e tra l'altro potrei anche mettere nel periodo natalizio, dipende da dove la vado a mettere, qualche pallina di quelle piccoline piccoline che io ce li ho. Magari userei dei colori su quelle sfere piccoline, color tortora o beige, che sono bellissime e mi piace tanto. Allora, ho preso delle batterie che purtroppo già sono scariche, però magari non mi piace troppo, troppo. Praticamente io la cercavo, mi piace tantissimo. Tra l'altro, ragazze, sono stata da Viridea ad Arese e c'era già il villaggio, cioè tutto il garden, lo spazio natalizio, e mi piace, sono andata a guardarlo perché io sono andata a vedere in pratica i colori che si useranno, perché ho un'idea. Facendo io l'albero normale, ok, che sarà bianco e rosso, non so ancora se vado ad aggiungere le sfere verdi che già c'ho, ma quel colore comunque lo userò ugualmente, devo solo vedere. Avevo un'idea proprio all'ingresso, che io lo vedo sia qui dalla cucina che di là, di mettere un piccolo alberello con dei colori proprio bellissimi. Non ve lo voglio dire, ve lo farò vedere a sorpresa perché ho una bella idea, vediamo se ci riesco, perché mi piacerebbe troppo. E niente, care ragazze, e allora questi sono tutti gli acquisti oggi, proprio oggi e ieri, giornata di acquisti e shopping che già ci eravamo prefissati. Mi sono dimenticata anche a dirvi che anche Christel ha comprato un altro paio di scarpe troppo carine. E niente, diciamo che siamo a posto per quest'anno, anche se non vi ho fatto vedere tutte cose, però abbiamo preso le loro cosine per la scuola, vestiti, magari poi se ci penso, però ve l'ho detto, le sto lavando, poi magari messi nell'armadio, non ci penso a farveli vedere. Comunque ragazze, spero che qua il video vi sia piaciuto, più che altro che vi abbia tenuto compagnia. Vi avevo promesso che lo facevo uscire di domenica e l'ho fatto. Niente, ci vediamo prestissimo con un nuovo video la prossima settimana. E intanto mi stavo dimenticando che ringrazio tutte quelle ragazze nuove. L'altra volta avevo fatto questo ringraziamento all'inizio del video, mi ero dimenticata, oppure l'ho cancellato, non lo so, non l'ho messo più. Quindi lo faccio adesso, ringrazio tutte le nuove ragazze che si sono iscritte, siete tutte le benvenute. Grazie, io non lo do per scontato. Grazie sempre per i vostri commenti, con chi ci sentiamo anche privatamente, o chi sempre mi manda il suo commento e ci tiene a farmi sentire il suo affetto. Grazie, vi sento tutte vicino. Un bacio a tutte.